Nella splendida facciata della Natività della Sagrada Famiglia, Antonio Gaudì, tra un tripudio di decorazioni che evocano la gioia della natura per la nascita del Salvatore, ha posto una serie di gruppi scultori che raffigurano gli eventi più importanti della storia di Gesù e del cristianesimo. Vi è tuttavia un gruppo scultoreo molto particolare che, senza riferirsi ad un evento o a un fatto della narrazione evangelica, descrive con straordinaria potenza il lato umano di Gesù. È il gruppo scultoreo che raffigura San Giuseppe e un Gesù ragazzino con una colombella, un vero unicum nella storia dell'arte. In primo piano è la figura di Giuseppe, che quasi abbraccia un Gesù che appare come un ragazzino di 7-8 anni. E Giuseppe lo fa con le sue braccia, ma ancora più con il suo sguardo. Il viso del ragazzino Gesù esprime il suo dolore e Giuseppe lo guarda con aria paterna e comprensiva. Il bambino ha nella mano sinistra una colombella inanime. Questa colombella, in una riproduzione a colori risalente al tempo di Gaudì, aveva una striatura di sangue sul suo corpicino. Gesù ha evidentemente raccolto la colombella ferita a morte e, come avrebbe fatto ogni bambino di quell'età, è corso disperato tra le braccia del papà. Il suo volto è proteso verso quello di San Giuseppe in cerca di aiuto e consolazione. Chiaro è il riferimento all'umanità di Cristo. Egli è vero Dio, ma anche vero uomo, nato da donna, neonato, poi infante, poi ragazzino e poi uomo, per giungere fino al sacrificio della croce, con lo scopo di liberare l'uomo dal peccato e dalla morte. Il ragazzino rappresentato da Gaudì in questo gruppo scultoreo è uno straordinario concentrato di umanità. Soffre per la morte della colombella e non sa fare altro che rifugiarsi tra le braccia del padre, per cercare di capire il motivo e il senso di quella morte e di quel dolore che probabilmente prova per la prima volta. Gaudì ci pone così di fronte alla domanda di sempre, quella sul significato e sul senso del dolore innocente. E sembra dirci che quella domanda, che spesso non ci dà pace, è stata la domanda anche di Gesù in quanto uomo. Questo doloroso slancio del Gesù ancora bambino verso San Giuseppe sembra rimandare al Cristo ormai uomo sulla croce, che si rivolgerà allora al Padre Celeste con la domanda: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma è proprio la croce la risposta a questa domanda, perché attraverso la croce l'uomo è liberato dal peccato e dalla morte e condotto alla gloria della resurrezione. Ma per tornare alla lettura iconografica, credo bisogna quindi concentrarsi sulla colomba, che è simbolo utilizzato per rappresentare non solo lo Spirito Santo, ma anche le anime dei giusti, che proprio grazie al sacrificio di Cristo possono raggiungere il paradiso e la vita eterna. Paradiso ed anime che Gaudì raffigura sul culmine di questa facciata, con il grande cipresso su cui riposano tante bianche colombe. La colombina morta o ferita tra le mani di questo Gesù ragazzino credo possa essere quindi anche il simbolo di un'anima ferita dal peccato, alla quale, tra le mani di Cristo, è data la speranza di raggiungere l'eternità. Sono la compassione e la passione di Cristo a salvarla. E non credo perciò sia un caso il fatto che Gaudì ponga ai piedi di Giuseppe, del bambino Gesù, un'altra colombina, questa volta viva, che sta per spiccare il volo come risorta, per andare certamente a riposare, insieme alle altre anime di giusti, su quel cipresso in alto evocativo del paradiso con cui Gaudì culmina questa sua facciata della Natività.